Se volete acquistare crediti, passate da FIFA Coin Zone, sono veloci, sicuri e con ottimo prezzo. E con il codice coupon GIOVISPO otterrete il 5% di sconto. Troverete il link qui sotto in descrizione. Salve a tutti, mi iscritti più di tutti, bentornati su GIOVISPO. Io sono GIOVISPO e questo è il sesto episodio della serie Road to Glory. Allora, da questo episodio inizierò a portare le partite. Beh, le portavo già le partite, ma le azioni saranno più complete, ovvero prima vi facevo vedere solamente l'azione del gol senza farvi vedere più nello specifico come si segnava questo gol, diciamo. Allora saranno tre partite solamente perché si allungherà un po' la brodaglia, però ditemi voi cosa ne pensate di questa cosa, se volete vedere le azioni più lunghe oppure più ristrette. Il primo gol di questa prima partita, di questo episodio, arriva con Ciro Immobile, che è servito da non so chi, fa questo gol bellissimo, veramente bello, bello. Poi c'è questa azione con la nostra squadra in attacco, Diawara la passa così a Duce, che a tu per tu col portiere la infila, e succede così, l'1-1. GS Rodriguez passa a Diop, che la perde Diop la perde e la riprende. Poi la passa così senza sapere e segna Cerci su un rimpallo del portiere. GS Rodriguez fa vedere la sua bravura, numero ancora di GS Rodriguez, così passeggia così per il campo e crossa per Diawara, che segna di testa semplicemente. Cerci per Diawara, allarga ancora, GS Rodriguez scatenatissimo in questa partita e segna pure con questo super pallonetto, ragazzi, super pallonetto. Però il mio avversario si metteva qui e faceva quella cosa lì del fintatiro, l'ha fatta almeno una quarantina di volte, direi, come minimo, eh. Poi con un rimpallo fortunoso riesce a segnare così Thiago col suo mancino. Finisce dunque la partita 4-2, però server IE non possono rispondere alla tua richiesta di al momento, riprova più tardi. Cosa cazzo devo riprovare più tardi? Mi ha dato la sconfitta, vaffanculo dico io, vaffanculo. Non lo so, per una volta che ho vinto in maniera buona, diciamo, stavo giocando bene, no, vabbè. Comunque la prossima partita è contro questa squadra, abbiamo Long, Zarate, Sterling, Barella, Ander Herrera e Aldi. Questa squadra è sta facendo anche questo giocatore un Road to Glory, perché c'è scritto sul nome Road to Glory, la vedetta. Primo gol lo segna Cerci con un pallonetto morbido. Poi qui non serve Diawara, che tranquillamente, in maniera lenta, la infila. Il gol, avversario arriva con un corner con la testa poderosa di Kabul. Poi ancora l'avversario riesce questa volta a superare la difesa, però io non sapevo, o segnava o facevo rigore, ho dovuto scegliere il rigore con la scivolata, ho provato, ho tentato nella scivolata, ma purtroppo è andata male. Meno male che ha avuto soltanto un cartellino giallo, ho fatto questo pensiero tra me e me, mi avrebbe segnato così normalmente, almeno con rigore, forse potevo parare, invece non paro un cazzo di niente, come ben si è dimostrato. Bueno qui così si dribla tutta la difesa, ubriaca l'avversario e la le infila così. Kinder Bueno, vai Kinder Bueno, sei il numero uno. Long con la difesa contro Mathieu, viene superato Mathieu, long questo tiro, il portiere stranamente, misteriosamente non si butta, vabbè. Comunque all'88esimo circa c'è questa azione che porta al gol di Zarate, palla prende il palo, poi ritorna Zarate e segna. Comunque non è finita qui, perché io di perdere non ci stavo, con questa azione, con questi fraseggi, questa giocata, questi passaggi di prima si arriva al gol con Diawara, che ragazzi sapete è bagatissimo Diawara. Finisce 4-4, Road to Glory contro Bear Road to Glory, finisce in pareggio, entrambi si equivalgono in sostanza. Due vittorie, due pareggi, due sconfitte. Male. Mi aspettavo qualcosa di più in questa serie, però purtroppo non fa niente. Prossima squadra è questa, abbiamo la maggior parte nigeriani, Uche e Emenike, bagatoni. Arriva il primo gol con Uche di testa. In pratica questo avversario ha imparato
ha fatto per la maggior parte gol che correva sulla fascia, crossava in mezzo con la testa di Uci. Né Mathieu né Musaccio, dovrei stava, penso, stava Musaccio, non arrivavano di testa. Infatti due gol mi ha fatto così, due gol fotocopie. Però non ci stiamo alla sconfitta di Luce, un tocco sotto, segna così il 2-1, finisce qui dunque la partita. Con questa partita si conclude anche questo episodio. Dunque, se vi è piaciuto, vi invito a mi sorto, a lasciare un bel pollice in su. Naturalmente commentate se vi piace questa idea di vedere le azioni più lunghe, se volete sentire la telecronaca di Pierluigi Pardo, e dunque ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!